Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di 3 minuti coerente, edizione elettorale. Ciao, in questi giorni ovunque andiate, nei bar, nei ristoranti, negozi, sale d'attesa, dovunque, trovate dei pacchetti alti così di bigliettini con i faccioni dei candidati delle elezioni politiche. Ci sono 288 candidati, pensate bene, per circa 23.000 elettori interni, siamo a circa un candidato ogni 80 elettori residenti. Quei bigliettini, che vengono chiamati santini, sono dal nostro punto di vista un sintomo del degrado della politica. Sempre più spesso il candidato che lascia i suoi santini fa scomparire quelli dei candidati avversari, anche quelli dei candidati della loro stessa lista. Quindi giunge voce che alcune liste ex governative, passa il candidato X, fa propaganda contro i suoi colleghi, porta via i suoi santini, dice che Caio è corrotto, eccetera, eccetera. Ecco, dovrebbero essere insieme, almeno formalmente, ma si contendono ogni voto in una logica predatoria che dà poi in realtà la misura del senso di condivisione che li anima. Ecco, il Movimento Rete non ha mai divulgato santini e non ha mai fatto campagna predatoria di un candidato contro gli altri. Trovate i nostri volti tutti insieme nei manifesti del gruppo, Siamo questi, qua, eh? perché Rete non è la somma di singoli individui candidati casualmente, ma è un gruppo e da noi sono il simbolo e le idee a contare, non il singolo che difende il suo interesse e quindi tutela gli interessi di chi incontra personalmente. Noi vi consigliamo quindi di non votare tutti coloro di cui trovate i santini in giro. E invece molti fanno campagna elettorale solo nelle case dei cittadini. Cari concittadini, chi vi viene a casa ogni 3-4 anni, quando si apprestano le elezioni, non lo fa perché ci tiene a voi. L'unica cosa a cui evidentemente tiene, essendo disposto a perdere tempo e spendere soldi per fare la spola da una casa all'altra, è la propria Così. rielezione. Non tengono voi ma se stessi. Il Movimento Rete non fa il porta a porta, ma i banchetti in piazza. Fa gli aperitivi nei bar, ha fatto 25 serate pubbliche, nei castelli, e si è andati da tutte le parti, e in cui in queste serate ha presentato e discusso il proprio programma. Rete vuole che siano i cittadini a venirsi incontro, uscendo di casa e quindi dimostrando impegno e volontà per informarsi e effettuare la propria scelta in maniera consapevole. Anche in questo caso vi consigliamo, come abbiamo sempre fatto, di non votare chi vi viene a cercare casa. Si inizia a promuovere il cambiamento proprio scartando dal proprio voto chi persegue interessi personali. E poi ultimamente c'è anche qui chi gioca tutto sulle sue presunte competenze, no? Dice io sono intelligente, gli altri sono stupidi e quindi votatemi. Ecco, noi non ci sogneremmo mai di farlo, crediamo che ogni gruppo abbia persone competenti e ci insegna Socrate che, si crede, che chi si crede competente o arrivato non fa altro che dimostrare la propria stupidità. Ecco, quando parliamo di elitismo parliamo di gente che si considera superiore, no? Quindi intendiamo proprio dire che c'è chi si sente superiore agli altri. Del resto lo diceva Gaber in una sua canzone, no? Cito, diceva, la politica è l'unico mestiere in cui uno dice io sono il più bravo e se lo dice da sé. E te lo scrive, te lo grida nelle piazze, nei comizi, io sono l'uomo giusto al posto giusto. Complimenti, diceva Gaber, quello che mi piace dei politici è la faccia come il culo. Ecco, cari concittadini, per quante lauree e master una persona possa avere, non contano nulla quelle competenze se non mettono il candidato nelle condizioni di capire cosa gli succede attorno. Inutile essere uno scienziato nucleare e poi non ti rendi conto col tuo voto in consiglio che stai contribuendo a disintegrare un paese favorendo faccendieri stranieri. Quindi serve competenza, certamente, servono anche, e molti giovanotti inutilmente pieni di sé, questa dote non ce l'hanno, un solido spirito critico, una spiccata capacità di discernimento. Chi si crede arrivato nonostante la propria cafoneria testimonia le sue carenze. Quindi vi invitiamo anche a non votare, nemmeno chi vi dice che è il migliore e il più competente, perché chi è troppo pieno di sé difficilmente si spende per il bene del prossimo piuttosto che per alimentare il proprio ego. In definitiva, il Movimento Rete non vi chiede di votare uno o l'altro dei suoi candidati. Noi siamo certi che ogni candidato di Rete sia all'altezza, competente, dotato di spirito critico. Il nostro non è un comitato elettorale buttato su in fretta e furia pochi giorni dalle elezioni, ma un Esatto. progetto duraturo e in grande crescita. Da noi il gruppo è ciò che conta, non i singoli che lo compongono. Vi chiediamo perciò di votare per rete il gruppo e scegliere al suo interno chi riterrete più vicino alla vostra sensibilità. Fate bene attenzione, chi oggi con un volto amichevole vi propone soluzioni che non ha applicato in 15 anni di governo. Votate chi per lunghi lustri ha lavorato gratuitamente per
per arginare i clientelismi e le angherie della politica. Pertanto, l'8 dicembre vota soprattutto per San Marino, per te e per il tuo futuro. Rete continuerà a lottare per la trasparenza e la legalità. Quindi diciamo, Scegli scegli con con cura, cura e vota vota Rete. Rete.